Coronavirus, 3 decessi nelle ultime ore, salgono i contagi ma su oltre 900 tamponi processati, 33 i guariti e 59 i ricoveri. Intanto ASME e ASPA annunciano il weekend della cicogna, sarà possibile per le future mamme sottoporsi alla vaccinazione con accesso diretto. Grave incidente di caccia a Ferrandina, un colpo vagante ferisce un cacciatore di 59 anni, denunciati in stato di libertà i partecipanti alla battuta illecita per il reato di caccia di frodo. Assunzioni nei tribunali lucani di Potenza, Matera e Lago Negro per 125 giovani laureati lucani. Scadono giovedì i termini per partecipare al concorso indetto con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La crisi al comune di Matera dopo le dimissioni dei due assessori Tantone e Summa si accelera per una verifica interna alla maggioranza. Oggi riunione del Movimento 5 Stelle, maggioranza di fronte ad una scelta con la possibilità di aprire al PD dopo la giunta azzerata. Il calcio di Serie C, la Lega Pro richiama la società del Potenza sullo stato degli spogliatoi del Viviani che versano in pessime condizioni. Ieri l'incontro con il comune, a breve l'avvio dei lavori. Buongiorno dalla nuova TG, in primo piano c'è l'emergenza coronavirus, lo avete sentito dai titoli, ancora 3 decessi in Basilicata nelle ultime 24 ore, le vittime a Noepoli, Venosa e Montescaglioso erano tutte persone over 80, in risalita anche il numero dei ricoverati e dei contagi accertati. Sul fronte delle vaccinazioni, dal prossimo weekend in programma Open Day dedicati alle partoriente, ci dice tutto Michelangelo Russo. Giornata nera sul fronte decessi in Basilicata. Nelle ultime ore sono morti 3 ultraottantenni. Nella piccola Noepoli la vittima è un novantenne, mentre a Venosa non ce l'ha fatta una 94enne. Ma in mattinata è giunta notizia anche della morte di una 83enne di Montescaglioso, già affetta da altre patologie. A darne notizia direttamente il sindaco Zito. Diventano così 611 le vittime causate dalla pandemia a 19 mesi dai primi focolai. E torna ai livelli di sabato scorso il tasso di positività con un'incidenza del 4,3%. 41 gli ultimi contagi accertati a fronte di 937 tamponi processati, 33 i guariti, mentre continua a salire il numero dei ricoveri, ora a 59, con 3 pazienti nelle terapie intensive. Sul fronte vaccini sono appena 23 i trapiantati e i dializzati che hanno ricevuto, nella giornata di ieri, la dose addizionale per elevare i livelli di protezione immunitaria. L'adesione è su base volontaria, nel Materano è però richiesta la prenotazione. Nel frattempo il governatore Bardi si dice entusiasta per la risposta dei lucani alla campagna vaccinale. Anche nelle ultime settimane la nostra regione, afferma il presidente della giunta regionale, è tra le migliori in Italia per le somministrazioni. E da sabato prossimo e per 4 weekend ASM e ASP sperimenteranno una nuova iniziativa indirizzata alle future mamme non ancora immunizzate, le quali potranno recarsi presso gli hub vaccinali di sabato e domenica per sottoporsi senza prenotazione alla vaccinazione. Grave incidente di caccia a Ferrandina, un colpo vagante ferisce un cacciatore di 59 anni durante una battuta di caccia illegale organizzata nella notte da un gruppo di 4 cacciatori e in un periodo non ancora consentito per l'attività venatoria. Uno di questi è stato gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco partito dal fucile di un compagno. Le attività di indagini dei carabinieri condotte mediante sopralluoghi, perquisizioni e interrogatori delle persone informate sui fatti hanno consentito di vincere l'iniziale reticenza dei cacciatori che avevano provato a dissimulare l'accaduto. L'uomo vittima dell'incidente è stato ricoverato in prognosi riservata e operato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla procura di Matera tutti i partecipanti alla battuta per il reato di caccia di frodo, sequestrato tutte le armi in loro possesso e proposto la revoca del porto d'armi agli organi competenti, mentre al cacciatore dal cui fucile è partito il colpo, è stata contestata la responsabilità delle gravi lesioni colpose. Voltiamo pagina, assunzione nei tribunali di Potenza, Matera e Lago Negro per 125 giovani laureati lucani. Scadono giovedì i termini per partecipare al concorso. Ci dice di più Celestino Benedetto. L'opportunità arriva dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
un'occasione di lavoro per tanti giovani lucani laureati nel settore della giustizia. Scade infatti tra 2 giorni il termine per partecipare al concorso bandito in tutta Italia dal Ministero della Giustizia per 8.171 posti complessivi nell'ufficio del processo con mansioni di supporto dei giudici civili e penali. Per il distretto della Corte d'Appello di Potenza sono previste 125 unità da assumere con contratto a tempo determinato della durata massima di 2 anni e 7 mesi, che saranno destinate unicamente agli uffici della Corte di Appello e dei Tribunali di Potenza, Matera e Lago Negro. Tra i requisiti il diploma di laurea in giurisprudenza e solo per una quota di 8 posti in possesso del diploma di laurea in economia e commercio, scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. Il concorso si svolgerà attraverso valutazione dei titoli, finalizzata all'ammissione della prova scritta, e una prova scritta alla quale i candidati parteciperanno esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. Il bando, evidenzia il presidente della Corte d'Appello di Potenza, Rosa Patrizia Sinisi, costituisce un'occasione per i giovani laureati e anche per la futura realizzazione professionale come magistrato, avvocato, dirigente o funzionario della pubblica amministrazione. Insomma, un'occasione da non sprecare. È ancora inaccessibile ai vigili del fuoco l'area interessata dalle fiamme del vasto incendio che da ieri e per tutta la notte ha bruciato la vegetazione alle porte di Pisticci. In arrivo i nuovi mezzi aerei di soccorso, il rogo di Vampato, in località Varre, Coppo San Leonardo nel pomeriggio di ieri, ha lambito anche il centro abitato, in particolare l'area circostante il santuario della Madonna del Casale. Le fiamme hanno interessato una zona di pineta richiedendo l'intervento di 3 squadre dei vigili del fuoco di Matera e diversi elicotteri. Il fuoco, alimentato dal vento, ha raggiunto anche il costone che si affaccia sulla strada statale Basentana, toccando la strada provinciale Pisticci Mare. Sul posto in mattinata anche la sindaca Viviana Verri per un sopralluogo. In corso le indagini per accertare eventuali responsabili e le ispezioni per fare una prima stima dei danni. E proprio le fiamme di Pisticci, ma anche il timore di possibili assembramenti, hanno scatenato non solo apprensione ma anche polemica politica in vista delle elezioni di ottobre. Sotto accusa la sindaca uscente Verri, criticata per aver tenuto in piazza a Pisticci il comizio alla presenza del capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ieri. Pensavamo che si potesse fare una campagna elettorale pulita e senza colpi bassi, ha detto la Verri. Qualche sciacallo senza pudore è riuscito persino a strumentalizzare l'incendio, di cui sono stata tra i primi ad informare i vigili del fuoco e la protezione civile. In un momento del genere, conclude la Verri, anziché stringersi alla comunità, uno sciacallo senza dignità si permette di lanciare strali contro il sindaco che accoglie l'ex premier Giuseppe Conte. Tra le critiche che circolano sui social non sono mancati quanti hanno sottolineato i timori legati agli assembramenti creati, tra questi anche il candidato sindaco del centro-sinistra Vito Di Trani. Conte antidoto della pandemia, scrive su Facebook l'ex sindaco di Pisticci, mentre i 4 candidati sindaci si sfidano a distanza, conclude Di Trani. Conte promuove il contagio in piazza Elettra. Passiamo adesso alla crisi al comune di Matera. Dopo le dimissioni dei 2 assessori in quota Verdi PSI, tanto nessuno, si accelera per una verifica interna alla maggioranza. La riunione del Movimento 5 Stelle in programma per oggi potrebbe delineare nuovi scenari. Ce ne parla Isabella D'Andrea. A rischio c'è la tenuta della maggioranza al comune di Matera. Al momento nessuno degli 8 consiglieri dissidenti su 20 gli ha voltato ufficialmente le spalle, ma l'aria pesante che si respira è un segnale chiaro del delicato compito a cui è chiamato il sindaco Domenico Bennardi. Il tema sarà oggetto di una riunione interna al Movimento 5 Stelle. Le dimissioni degli assessori in quota PSI Verdi, Summa e Tantone sono solo l'ultimo capitolo di una faida all'interno della coalizione che ha vinto le elezioni. Prima i malumori del fuoco amico, con Matera 3.0 a fare da voce critica, poi la decisione di 3 consiglieri del gruppo Volt di approdare nel gruppo misto. Quindi la grana rappresentata dai socialisti e le dimissioni dei 2 assessori, le cui deleghe rimesse sul tavolo hanno indubbiamente accelerato l'urgenza di una verifica politica. Distanti però le posizioni dei vari schieramenti, il sindaco spinge per evitare ulteriori rallentamenti, ma dall'altra parte c'è chi ritiene ci siano ancora le condizioni per rilanciare il progetto,
ma a patto che si guardi fuori dalla finestra del sesto piano del comune, soltanto per valutare l'ipotesi di un appoggio esterno, che potrebbe essere quello offerto dal Partito Democratico. Quindi bene discutere di rimpasto, ma con un azzeramento iniziale della giunta. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a fra poco. Stai invecchiando sui libri. Chiama CEPU, tutor più metodo, uguale esame superato. 800-33-11-88. L'esame è un mattone? Chiama CEPU, tutor più metodo, uguale esame superato. 800-33-11-88. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero. Dal 1992 risolviamo i tuoi problemi nel campo edile. Ristrutturazioni chiave in mano con noi. Eccellenza qualitativa, la garanzia di affidare ogni fase, processo e lavorazione a noi, la chance di avere una ristrutturazione sartoriale con il massimo della convenienza e del comfort. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero, via Siena 4 a Potenza. Telefono 0971 36 91 8 339 69 44 620. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG Attimi di Paura. Stamane a Forenza, a causa dell'incendio di un'autovettura, con a bordo una mamma e il figlio che prontamente hanno abbandonato l'auto mettendosi in salvo. L'incendio è stato domato grazie al soccorso offerto da una ditta locale di pronto intervento, intervenuta con due autobetoniere e il coraggio di due persone che materialmente hanno provveduto a gettare acqua per spegnere le fiamme. Matera 78 anni fa, insorse il 21 settembre, il giorno della memoria dei tanti coraggiosi che persero la vita contro l'occupazione nazifascista. Oggi la cerimonia che ha seguito per noi Francesco Gucci. Il 21 settembre per la comunità materana non è un giorno qualunque. In questa data, nel 1943, avvenne quella che è passata alla storia come l'insurrezione di Matera, un episodio nella Seconda Guerra Mondiale quando la città si ribellò per prima nel mezzogiorno e cosa che le valsa la medaglia d'oro al valor civile al dominio dei nazisti e dei fascisti. In quella circostanza, nel corso degli scontri con i militari tedeschi, persero la vita 26 persone, di cui 18 civili. Come ogni anno, per ricordare l'episodio, cui ricorre nel 2021 il suo 78esimo anniversario, si sono svolte le commemorazioni ai caduti che hanno coinvolto diversi quartieri della città. Dalle 9 la deposizione di corone di fiori alla presenza del prefetto Rinaldo Argentieri, del sindaco Domenico Bennardi e del presidente della provincia Piero Marrese, presso i tre cippi della milizia Matera Sud, dell'ex società elettrica e della Camera di Commercio in centro. Poi la solenne messa presieduta dal vescovo Monsignor Caiazzo nella chiesa di San Francesco e la commemorazione al monumento dei caduti in piazza Vittorio Veneto. Una data importante per la città di Matera, ma non solo, per l'intera regione. Un momento di ricostruzione del coraggio dei materani affinché sia di aiuto per le giovani generazioni, per non dimenticare il passato, ma in modo particolare per essere artefici, protagonisti costruttivi del presente. Grande emozione, sì, il mio primo 21 settembre, una grande emozione perché l'ho vissuta da cittadino. Questa volta col Covid, insomma, siamo riusciti a ripristinare una festa partecipata. Ci abbiamo creduto io e la prefettura, insomma il prefetto, ma anche la provincia, e quindi abbiamo ottenuto questo bel risultato. Ho voluto lasciare un messaggio, diciamo, per i giovani affinché questo 21 settembre potesse essere ricordato soprattutto per le nuove generazioni. Abbiamo avuto molte vittime anche tra le file più giovani dei civili, oltre che dei militari, quindi una delle più giovani vittime aveva 16 anni, quindi lavorava in prefettura, e quindi dobbiamo ricordare questa data anche e soprattutto per i giovani, a cui va un pensiero anche legato al futuro, quindi lavorare come amministrazione per
offrire un futuro di prosperità, di innovazione, di lavoro per loro. E poi ho ricordato che come città siamo tra le più anche solidali e generose, ce l'ha insegnato anche questa vicenda del 21 settembre del 43, e quindi abbiamo ospitato 11 persone, mi piace chiamarle così, dell'Afghanistan, con la collaborazione della prefettura, altre ne ospiteremo proprio per essere solidali rispetto a quanto stanno vivendo da profughi, insomma rispetto alle loro radici in Afghanistan. La cronaca sindacale, a partire dalle ore 15 di domani, si terrà al di fuori del Palazzo della Regione a Potenza, in concomitanza con il Consiglio regionale, il sit-in di protesta organizzato da FIM, FIOM e WILM e i lavoratori di TFA ex Firema, storico stabilimento ferroviario dell'area industriale di Tito Scalo. TFA ha deciso di chiudere il sito lucano, trasferendo tutti i lavoratori nello stabilimento campano di Caserta, una decisione che i sindacati non condividono, viste le opportunità che caratterizzano un settore come quello ferroviario, presto interessato da ingenti investimenti, a partire da quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Chiediamo di essere ascoltati, dicono lavoratori e sindacati, perché i tempi della politica non coincidono con i problemi veri che attanagliano la gente. Cambiamo argomento, una storia di vita vera raccontata attraverso l'amore di una famiglia unita dalla malattia. Bentornato papà, il film del regista lucano Domenico Fortunato sarà presto in sala al cinema. I dettagli da Rocco Romanelli. Sono orgoglioso di te, siamo tutti orgogliosi di te. Uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo ottobre il film del regista lucano Domenico Fortunato, conosciuto soprattutto per la sua carriera d'attore diretto da registi come Monicelli, Rosi Montaldo e Ridley Scott. Il suo nuovo film da regista e co-protagonista, Bentornato papà, debutterà in concorso al Bifest 2021 dal 25 settembre al 2 ottobre, mentre sarà in sala sul maxi schermo con altre storie. Anna! Un film che racconta la vita semplice, concreta e piena d'amore. La malattia non è solo un momento doloroso, racconta Fortunato, è anche la possibilità di abbattere quei muri costruiti involontariamente negli anni, fatti di silenzi e di incomprensioni, l'occasione di riavvicinarsi, di crescere. Al centro del racconto una famiglia con un rapporto profondo, nonostante alcune incomprensioni. Franco, proprio il nostro Fortunato, un padre che ha dedicato la vita ai suoi cari e al lavoro. Il figlio Andrea, interpretato da Riccardo Mandolini, studente con le proprie ambizioni e inquietudini. La figlia Alessandra, Giuliana Simeone, sensibile con il sogno di diventare maestra. La moglie Anna, interpretata da Donatella Finocchiaro, apprensiva e amorevole. Per tutti inizia un percorso terapeutico dell'anima alla ricerca di un nuovo equilibrio, ma tutto cambierà ancora una volta. In chiusura c'è il calcio di Serie C, la Lega Pro richiama il Potenza per l'inadeguatezza degli spogliatoi del Viviani dopo l'incontro urgente tra l'associazione Potenza 1919 e il Comune. Si provvederà a far partire immediatamente i lavori che erano in programma già da questa estate. Luigi Santopietro. È servita una ramanzina scritta da parte della Lega Pro al Potenza per sbloccare una situazione che si stava incancrenendo pericolosamente e per riaprire un dialogo che si era bruscamente interrotto in estate. I lavori al Viviani partiranno a breve, ma prima si è resa necessaria la nota della segreteria della Lega al club rosso-blu per l'inadeguatezza degli spogliatoi e dell'impianto audio dello stadio cittadino, emerso dopo i controlli effettuati nel corso della partita col Monterosi. Qual è il problema, oltre a una questione d'immagine? Che i locali docce rientrano nei criteri infrastrutturali per ottenere le licenze nazionali e quindi il Potenza è stato invitato a intervenire il prima possibile per evitare che il Viviani venga negato per l'utilizzo delle partite interne. Inoltre sono al vaglio anche le interruzioni momentanee di energia elettrica che hanno causato dei brevi blackout negli impianti audio e luminosi del Viviani. Entrambi rientrano nei lavori che il Comune dovrà svolgere per un totale di 35.000 euro e che erano in programma già quest'estate.
Ieri c'è stato l'incontro tra l'associazione Potenza 1919 e il comune per far partire i lavori. C'è stato un ok di massima per evitare di perdere ulteriore tempo e soprattutto di incorrere in un clamoroso ritiro della licenza per gli Viviani, che costringerebbe la squadra a emigrare dal capoluogo. Proprio in queste ore verrà stilato il cronoprogramma degli interventi, che dovrebbe partire proprio da quelli più urgenti segnalati dalla Lega Pro, quindi la riqualificazione degli spogliatoi e la risoluzione del problema elettrico emerso nel match di domenica. Inoltre sarà messa in sicurezza la copertura della tribuna centrale, che si sta sgretolando, e si provvederà a sistemare le aree di asfalto interne allo stadio, tra cui quella con il tappeto blu che è disteso alle spalle della panchina, utile per le manovre dei mezzi di soccorso. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG Flash delle 17. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.